dottor Raia, un pensiero, una riflessione su una città da dove parte un messaggio, diciamo, universale nel mondo, non solo con la musica, ma anche con belle iniziative sul territorio. Ravello non si conferma città della musica, Ravello è la città della musica. E questa è la plastica dimostrazione dell'importanza che la città di Ravello svolge nel panorama turistico, artistico e culturale, italiano ed internazionale. Quindi l'attenzione della Regione Campania nei confronti di Ravello è sempre massima. Ravello da parte sua svolge un ruolo importante in quanto è uno dei capisaldi e uno degli attrattori più importanti per il turismo campano e quindi gioca la sua parte e lo fa in modo magistrale affinché i flussi turistici che stanno, possiamo dire, invadendo la Campania possano essere sempre più numerosi. Quindi Ravello è la città della musica. La voce e il canto di Edoardo De Crescenzo. È un simbolo per Napoli, per la nostra regione e quindi da portare nel mondo. Beh, Edoardo De Crescenzo chiaramente è un artista internazionale, conosciuto ovunque e quindi stasera possiamo godere delle sue doti artistiche e questo chiaramente anche a vantaggio di tutti i turisti che in questo momento di destagionalizzazione popolano Ravello. Su questa serata. È una serata splendidissima, penso che non ci sono paragoni. Non ci sono parole, anche se abbiamo sentito un maestro eccezionale, quindi di parole e di musica ce ne ha dette tante, quindi penso che sono felicissimo, penso che tutti siamo stati bene e grazie veramente al maestro che ci ha allietati per due ore. Puntuali. Un bel esempio per i ragazzi, Ravello città della musica, sì. Abbiamo ascoltato dei pezzi dove Edoardo De Crescenzo ci parla del mare, sì. Ma anche l'anima e il sentimento di Ravello, quindi nasce proprio dal territorio il sentimento per certo. Una bella città, la costiera e anche il lavoro che sta facendo lei. Penso proprio di sì, penso che si è immedesimato nel nostro territorio, quindi ci ha fatto ulteriormente ascoltare e vedere la bellezza del nostro territorio, la nostra ricchezza e ovviamente speriamo di andare, che andiamo sempre avanti in questo modo, speriamo in un 2019 pieno di risultati, abbiamo dei problemi sul tappeto ma sicuramente non mi fermerò, non ci fermeremo e andremo avanti, okay. Quindi sempre nell'ottica di una tutela generale della collettività, della Costa d'Amalfi e della Regione Campania. Un bel impegno, in bocca al lupo. Non posso non catturare l'attenzione a volo di Patrizia Porzio, l'impegno, il sudore, il sentimento, la passione per un territorio splendido che oggi e stasera ha ospitato un grande della musica italiana e internazionale come Edoardo De Crescenzo. È vero, Edoardo De Crescenzo questa sera è stata la testimonianza della nostra musica partenopea, quella veramente di qualità e noi abbiamo ospitato tante, diciamo, tante manifestazioni di qualità, a cominciare dal canto lirico, poi con Giovanni Allevi, con la musica di Giovanni Allevi, la musica eclettica, creativa, direi. Eclettica di Giovanni Allevi, il grande concerto con la Divina Mariella De Via, adesso per finire il grande concerto di Edoardo De Crescenzo. Edoardo De Crescenzo è un musicista e stasera veramente ci ha dato una carezza dell'anima. È veramente stato un grande trasporto emotivo più che un concerto. Quindi abbiamo cominciato alla grande e finito alla grande. Lui diceva questo: noi dobbiamo fare le cose come se fossero per la prima volta e l'ultima volta, e lui ci è riuscito. Ha dato alla fine un tocco di classe, di bontà dell'artista, io direi la voce, il canto di Napoli, ma di una terra splendida, quindi ha dimostrato di essere veramente un grande talento internazionale. Grazie.
Grazie a te e grazie a tutti gli amici che purtroppo non sono potuti venire questa sera al concerto, ma veramente io vi invito a tutti i concerti che noi facciamo a Ravello, perché non è finita qui, abbiamo dei corsi di formazione, poi in estate comincia il grande Ravello Festival, vi aspettiamo a Ravello perché noi siamo veramente un'eccellenza campana, penso, no? Propositive, cioè la gioventù, allora l'anima giovane di Patrizia, la gioventù del sindaco, la forza di un gruppo, di una squadra che va forte. Più che la gioventù direi la passione. La passione, vabbè, perché tanto è la più non hai siamo. Letto, hai letto però il mio pensiero. Ravello, la città della musica, un grande concerto, una grande serata con Edoardo De Crescenzo, ma il duetto con Edoardo, le mani e la bravura di Julian Mazzariello. Un tuo pensiero, una riflessione su questa serata di grande musica? È da non molto che suono con Edoardo, ma è un grandissimo onore e grandissima emozione sempre. E anche sento una grandissima responsabilità, anche il ruolo di pianista, però un grande uplift, cioè come si dice, un grande carica di emozioni, forza, energia, sì, che mi dà. Mi è piaciuta una cosa, che lui, nonostante è il frontman, no? È un grande artista, Sanremo, un percorso veramente importante nel panorama della musica italiana, ha fatto un po' un passo indietro e ha duettato con te, con tutti gli altri, con Enzo, e si è messo in gioco nel ritmo, con la voce, come lui sa fare molto bene. Sì, questa è una delle cose, forse la prima cosa che mi ha colpito era la non distanza, cioè che magari con altri cantanti famosi eccetera magari si può sentire una distanza, non so come bello dire. Molto bello quello che dici tu, invece ecco proprio lui non lo avverto, è un grande onore avere a che fare con un artista. Il maestro Enzo Pietro Paoli, una bella serata di musica, di jazz, con un grande personaggio come Edoardo De Crescenzo, ma un bel gruppo, il contrabbasso si sente l'anima, un messaggio ai giovani. Fa piacere che te ne accorgi, perché il contrabbasso ultimamente è uno strumento un po' poco valutato, però poco praticato dai giovani, e forse perché nella musica di questi tempi è considerato uno strumento limitato, invece non lo è per niente. Bisogna amarlo, bisogna lottare un po' per suonarlo, per tirare fuori qualche cosa, però penso che dovrebbe essere un po' più amato dai giovani. Allora ti ringrazio molto, perché c'è stato un bel duetto, voce e contrabbasso, ma sì, tu hai dato la qualità e quindi dimostrerai ancora una volta che i giovani possono apprezzare anche, come dire, oltre la passione, oltre la tecnica. Il contrabbasso è il primo amore ed è uno strumento di un peso importantissimo nella musica, in tutti i generi, diciamo.